Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella, Rossella Pani, io sono una messaggera dell'Arcangelo Michele, sono una facilitatrice della guarigione, insegno e trasmetto la guarigione, con le nuove frequenze di luce, insegno anche la connessione angelica per aiutare le persone a connettersi con i propri angeli e con la propria anima, e in più mi occupo di coaching energetico con Logos Healing, una modalità molto potente che aiuta a lasciare andare paure, blocchi e aiuta le persone a ricollegarsi con la fiducia in se stessi e recuperare il proprio potere personale e spirituale. Tutto questo nasce da un grande percorso di autoguarigione, di ricollegamento con la mia anima, col mio scopo divino, con la mia missione su questa terra, che è quella di facilitare anche il cammino alle altre persone. E questo grazie anche all'aiuto di un maestro straordinario che è entrato nella mia vita. Io credo che sia da sempre con me, ma l'ho riconosciuto, diciamo, ho preso consapevolezza del fatto che questo angelo meraviglioso lavora al mio fianco da circa 10 anni, e questo è l'Arcangelo Michele e tutti gli angeli che Signore, lavorano lavorano con lui. di intenti. Questo insieme di questa unione di angeli straordinari, quello che mi è stato suggerito dall'Arcangelo Michele, viene chiamata coscienza. Scienza micaelica, ok? So che non ne parla, non sono in tanti a parlarne, ma comunque chi conosce l'Arcangelo Michele, chi ha avuto esperienza dell'Arcangelo Michele, sa che non opera da solo, ma con milioni di angeli che operano al suo fianco, ok? Allora vorrei rispondere alle domande che ho ricevuto. Ho pubblicato di recente dei video su come riconoscere i messaggi degli angeli, i segni, di quanto è importante il discernimento dei messaggi e vorrei ancora chiarificare, chiarire delle cose in riguardo alla connessione angelica. Cerchiamo di partire dal primo punto. Allora, una cosa che l'Arcangelo Michele mi ha raccomandato di precisare nei miei video è quello che attraverso i suoi insegnamenti lui mi ha aiutato, mi ha guidato e mi ha assistito, evitandomi di entrare in dimensioni che è meglio lasciare lì dove sono. Ok, quando io ho iniziato questo percorso ero un canale troppo aperto a troppe forze, a troppe energie, a troppe frequenze, a troppi esseri che volevano parlare con me e questo mi creava confusione, questo mi creava sradicamento dalla realtà della terra, non mi consentiva nemmeno di essere lucida, di parlare in questo modo, di avere le idee chiare. Naturalmente è esperienza, ok? E diciamo che ho giurato a me stessa, ho veramente fatto una grande preghiera. Ricordo che veramente le mie intenzioni, pure di amore, erano quelle di evitare ai canali di luce di dover attraversare delle brutte esperienze, di imparare a connettersi solo con le forze della luce e dell'amore, rimanendo radicati e centrati alla madre terra. Quindi quello che insegna l'Arcangelo Michele è il radicamento della nostra energia fino al centro della madre terra. Quindi sono non, cioè, non voglio rischiare di essere ripetitiva, ma io credo che questi consigli possono essere molto utili alle persone che con tanto amore vogliono davvero ricevere guida e assistenza solo dai piani più alti, dalle forze più grandi dell'amore, quindi dall'Arcangelo Michele e dagli altri angeli, della coscienza micaelica. Quindi il radicamento è fondamentale, ma io non so come si fa. Infatti, nei miei corsi, nei miei seminari, io insegno il radicamento, faccio una meditazione guidata
con la frequenza dell'Arcangelo Michele che va a purificare tutti i nostri chakra, che va a eliminare impianti, accordi, patti, promesse, voti. Già questo è presente nel processo di liberazione che potete trovare nel mio sito connessioneangeliche.com, ma questa meditazione, oltre a pulire, va veramente a radicare l'energia del sé superiore fino al centro della madre terra. Non è una cosa tanto per. Io ricordo che agli inizi, quando l'Arcangelo Michele mi suggerì questo ricollegamento, lui mi fece visualizzare questa meditazione, mi suggerì delle frasi da scrivere, tant'è vero che io la scrissi e iniziai a utilizzarla per me stessa e vedendo dei grandissimi risultati, l'ho poi introdotta nei miei seminari. E diciamo che questo lavoro è molto, molto potente. Io preferisco decisamente fare un lavoro più grande su me stessa, sulla mia centratura, per elevare le mie frequenze e per, diciamo, rimanere in terra, rimanere radicata. È un lavoro un pochino più, è la strada un pochino più lunga da fare, quella suggerita dall'Arcangelo Michele, ma è anche vero che risparmia esperienze abbastanza forte, perché comunque molte persone che vanno in questo stato alterato di coscienza poi hanno difficoltà a ritornare nel corpo, a ritornare nella propria lucidità mentale, perché lo stato alterato di coscienza ti impedisce di avere la mente connessa al cuore. Michele mi diceva: devi essere radicata, devi essere centrata. È molto importante che tu questa cosa la fai perché, diciamo, ti consentirà di poter trasmettere questi insegnamenti anche ad altre persone. E poi diciamo che è molto importante anche specificare questo: quando si è in quello stato, non c'è il discernimento, non abbiamo la possibilità di discernere, di comprendere cosa è giusto, cosa è sbagliato, chi sta parlando, riconoscere se è vero il messaggio, capite? Diciamo che poi le cose si capiscono solo quando si ritorna nel presente e quindi voglio dire, se voi, io come ho spiegato in un video precedente, lasciare la porta aperta a tutti non è la via migliore. Ok, quindi molte persone non vogliono questo, non lo cercano, ma purtroppo gli succede. Quindi connettersi con gli angeli, sì, però ci vogliono dei piccoli accorgimenti. Ok, io ne parlo sempre nei miei video, parlo sempre di protezione psichica, di processo di liberazione, va bene, di protezione della casa e degli ambienti, perché nel momento stesso in cui io entro in meditazione, in preghiera e mi connetto con l'Arcangelo Michele, sia che io utilizzo le carte, sia che io utilizzo come strumento la scrittura ispirata, sia che io utilizzo la connessione diretta, assolutamente devo essere in uno spazio sacro, armonico e protetto, va bene? Quindi abbiamo parlato di tutti questi step alla protezione, alla liberazione. Aggiungiamo anche quindi il radicamento, la centratura, la presenza, ok? È un percorso un pochino più non difficile, ma più impegnativo, perché poi gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele sono quelli di diventare un canale pulito. Abbiamo fatto un video qualche giorno fa sull'importanza di elevare le vibrazioni e le frequenze e potete guardarlo, non voglio essere ripetitiva, ma vorrei aggiungere ai messaggi già dati nei precedenti video ulteriori messaggi, e cioè come posso io distinguere un messaggio vero da un messaggio non vero. Vorrei rispondere a una cliente, a una ragazza che ha lavorato con me e che mi ha chiesto: Rossella, ma io quando l'Arcangelo Michele o gli angeli mi danno degli avvertimenti, mi dicono che c'è qualcosa che devo evitare e così via, come faccio a sapere se il messaggio è vero o non è vero? Adesso cerchiamo di spiegare la situazione attraverso esperienze personali. Quando io ero molto
molto bambina, molto ragazzina, adolescente, frequentavo delle amichette. Io credevo molto nell'amicizia, ci credo tuttora, ma oggi so distinguere e so discernere la vera amicizia dalla frequentazione, Sempre a creduto nel. convenienza. L'amicizia, e credevo molto in queste amichette che all'inizio erano sincere con me, poi ogni tanto erano duali, ogni tanto, avevano un po' dei pensieri brutti, a queste persone piaceva un po' criticare gli altri. Io ero un pochino più. Non amavo queste cose, va bene? E quando c'era qualcosa che non andava, quando c'era, come dire, stava per accadere qualcosa, io avvertivo attraverso i messaggi degli angeli, attraverso il canale del mio sentire, sentivo che queste bambine, ragazzine, parlavano alle spalle. E a qualche livello c'era qualcosa che non andava, quindi non erano sincere con me. Ecco, cerchiamo di essere più semplici possibili. Sembrano fesserie, ragazzi, però quella è stata una grande scuola perché io ho iniziato a imparare già da bambina. Io ricordo sempre che avevo queste sensazioni. Avevo anche l'ingenuità di andare a parlare col cuore aperto a queste bambine, a dire io sento questo, perché state facendo questo? E loro dicevano: no, ma tu sei permalosa. Ragazze, quante anime chiarosenzienti si sono sentite dire che sono permalose? E vabbè, alla fine mi stavo anche convincendo di essere permalosa, ma non è vero neanche questo, perché poi cosa succedeva? Che quelle intuizioni, quelle sensazioni risultavano sempre vere, avevo sempre ragione nel sentire, solo che non avevo fiducia nelle mie sensazioni. Ricordiamoci una cosa: la chiarosenzienza è il modo attraverso il quale l'anima parla attraverso l'espressione corporea, attraverso la vostra sensazione, premonizione, ragazzi. Il vostro sentire più profondo che parla è, ripeto, è l'espressione dell'anima. E in più abbiamo i nostri angeli che parlano con noi attraverso questo linguaggio. A forza di schiacciare noi stessi, a forza di non ascoltare noi stessi, noi rischiamo poi di non sentire più la voce del cuore che parla, di non sentire più gli angeli, di non sentire più l'anima. Fino a quando poi magari non ci succede qualcosa di molto grande che alla fine ci riporta al centro e ci scuote e ci dice: vuoi ascoltare l'anima che parla? Vuoi ascoltare il corpo che parla? È la stessa cosa che in presenza di alcune persone io non sto bene, non mi sento a mio agio, non mi sento, non è un giudizio nei confronti di quelle persone. Capite? Perché se io giudico, perché magari una persona è molto allegra, oppure molto silenziosa, oppure è una persona molto distinta, o magari invece una persona un po' trascurata e trasandata, mettiamo i ricchi che giudicano i poveri o i poveri che giudicano i ricchi e non vanno a guardare oltre quello che c'è oltre l'aspetto esteriore, ok? Invece no, le vostre sensazioni non vanno a guardare la maschera che uno porta. Vanno a captare cosa c'è in profondità dentro quella persona e quindi assolutamente i messaggi sono chiari e distinti. Quindi voglio dire, se la sensazione è chiara, voglio dire, io non posso pretendere di essere perfetta, neanche voi potete pretenderlo, però l'esperienza porta consiglio. Quindi, quando voi iniziate ad ascoltare il vostro corpo e iniziate a tornare indietro nel tempo, quando eravate ragazzine, che avevate quelle esperienze vi portavano dei messaggi e quei messaggi erano reali. Forse quando d'ora in poi il vostro corpo, la vostra anima vi parlerà, i vostri angeli vi porteranno il messaggio. Se avete quel tipo di sensazione, dovete iniziare ad ascoltare. Quindi, se Michele ci avvisa, se gli angeli ci avvisano in anticipo che questa persona non va bene, non è che quella persona è cattiva, mettiamola così, quella persona non è per te, quella persona non è pronta per te.
quella persona non è pronta per il tipo di amore che tu vuoi dare, che tu vuoi essere. Quella persona non è pronta, punto, non è per te. Senza andare lì a farci 10 milioni di domande. Ok, parliamo per rispondere alla domanda della ragazza che me l'ha posta e mi ha chiesto cosa sento, se, cioè come faccio a capire se Michele mi fa vedere una cosa che non va bene e se poi subentra la paura. Allora, sono due cose distinte, no? Allora, preciso e tengo a precisare che non vi dovete mettere a canalizzare quando avete le frequenze basse, quindi non mettetevi a fare le carte se siete nella rabbia e nella paura, non mettetevi a fare la scrittura ispirata se avete l'ansia, potete fare un'altra cosa. Arcangelo Michele, caro Dio, naturalmente dopo aver fatto tutte le preghiere, io ti chiedo con amore di mandarmi dei segni chiari, evidenti, che solo io posso riconoscere nel modo più giusto per me. E ti prego, se non riesco a capire questi segni, mandamene altri affinché io non abbia nessun dubbio che questa è la strada giusta, che questa è la persona più giusta per me, per il mio massimo bene, che questa è la mia missione di vita, che questo è l'amico più giusto per me. Ti prego, se non capisco perché il mio ego si intromette, liberami dal mio ego. Aiutami a liberarmi da questo. Aiutami ad ascoltare la tua voce. Sii forte, Arcangelo Michele, nei tuoi segni. Devono essere gentili, ma forti e precisi. Tu sai cosa devi fare. Mi fido di te. Grazie, così è. Ragazzi, se voi mandate queste intenzioni pure di amore, poi dovete lasciare andare, non rimanete attaccati a un risultato, cioè che dovete rimanere aperti alle infinite possibilità, fare le vostre cose, vi arriverà un messaggio dalla voce interiore, vi arriverà un messaggio esterno e allora quando vi arriva non state lì a giudicare. Se avete un dubbio, Arcangelo Michele, ti prego dei dubbi. Se questo è un segno, ti prego, aiutami, mandamene altri perché ho bisogno di conferme. Chiedo la tua massima protezione. Allontana le energie egoiche di paura, allontana le entità negative e fa sì che solo l'amore mi guidi nella direzione più giusta per me. Ragazzi, è questo il modo di rivolgersi agli angeli e a Dio. Più voi siete nell'amore, più voi allineate le vostre intenzioni. E più l'amore dell'universo, l'amore degli angeli e l'arcangelo Michele vi risponderanno nel modo giusto e nel momento giusto. Quindi ritorniamo a un evento di a un avviso, no? Vi arriva un avviso, non andare in quel posto, non andare. Ok, vi può arrivare un sogno, vi può arrivare una sensazione. E ragazzi, senza stare lì a pensarci due volte, cosa dovete fare? Arriva un segno, arriva una sensazione, non la sensazione divina, a meno che sono proprio casi di estrema necessità, non, ma comunque no, è un Michele dice, è un senso di verità. Capite? Sentite come il rigetto, il rifiuto, oppure vi sentite molto stanchi e non avete voglia di andare in quel determinato posto. Diciamo che non sentirete paura, sentirete solo che questa cosa non è per voi. Cosa succede? Che in alcuni casi si possono fare dei sogni premonitori. A me è successo, io ho visto la scena di un incidente, mi sono spaventata dopo, ma nel sogno io non avevo paura. Pensate un po', io in quel sogno presi la macchina, ho guidato la macchina, ho salvato questa persona da un incidente stradale. Quindi il sogno io nel sogno non avevo paura, avete capito? Mi sono spaventata dopo perché mi sono preoccupata per quella persona. E allora lì che cosa ho fatto? Ho pregato, 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 pregato. Voi non ci crederete. Questa persona ebbe questa esperienza nelle dinamiche che io avevo sognato, ma si è salvata. Quindi a qualche livello c'erano gli angeli, c'era l'arcangelo Michele. Perché ho avuto quel sogno? Semplice, perché attraverso la preghiera, a qualche livello, voi potete intervenire per modificare le dinamiche di un evento. Pregate, ragazzi, ok? Quindi se vi siete avvisati, anziché entrare nel giudizio e giudicare o avere paura, pregate di più.
Va bene, ok. Quindi, poi ripeto, molte persone hanno delle capacità straordinarie, anche più grandi di me, ne sono certa che di voi ci sono persone molto psichiche. La differenza, sostanziale è questa. Purificate il canale, pregate tanto. È quello che mi sta dicendo ora l'Arcangelo Michele, un altro modo per mantenere pulito il canale, perché la persona che si avvicina alla canalizzazione, alla connessione con gli angeli, cerca di trovare persone come lei, come lui. Cosa succede? Magari si trovano delle persone che sono anch'esse nel cammino spirituale, però molte persone sono molto egoiche, cadono nella gelosia, nell'invidia, nella competizione, e frequentare questo tipo di persone molto psichiche che sono molto egoiche, attenzione, vi può portare fuori, vi può portare in uno stato sbagliato. Potete iniziare a canalizzare energie un po' strane. Magari voi pregate, meditate, vi proteggete, state bene, entrate in connessione con queste persone e la vostra energia inizia a essere caotica. Ragazze, questo è successo anche a me. Quindi allontanate le persone psichiche che sono poco pulite energeticamente, va bene? Voi potete dire che state facendo un percorso di riallineamento, di preghiera, potete suggerire un maestro spirituale piuttosto che un altro, fate le vostre preghiere e se quelle persone non ascoltano i vostri consigli, lasciatele andare con amore. Quindi un modo per mantenere il canale pulito è anche frequentare persone che hanno frequenze armoniche pulite, cioè frequenze equilibrate, energie equilibrate, intenzioni pure di amore, persone più possibilmente vicine all'amore. È anche vero che quando voi iniziate il percorso angelico, la via maestra dell'amore, iniziate un po' a lasciare andare tanta gente. E qua non è una questione di dissociarvi dagli altri o di voler rimanere da soli, anche perché il mondo è pieno di persone meravigliose, integre, oneste e pulite. Si può anche perdonare chi in passato vi ha fatto del male se chiede scusa. Questo assolutamente, questa è la via maestra dell'amore, però diciamo che quando la chiamata dell'anima è l'amore e la connessione angelica, tutto ciò che è ego, non riuscite più a tollerarlo, non riuscite più a tollerare la presenza dell'ego. E noi sappiamo che questo mondo, in questo momento particolare, siamo nel 2021, oggi è 4 gennaio 2021, siamo un po', abbiamo visto come le forze dell'ego stanno veramente combattendo a più non posso per cercare di distruggere l'amore. Ma è anche vero che l'amore butta giù le maschere in fretta, tanto è vero che la gente non è più addormentata, gli altarini vengono a galla, le persone che sono nell'etica e nell'integrità si riconoscono per frequenza e le persone che parlano bene e razzolano male stanno cadendo, stanno smascherandosi con le proprie mani. Ok, l'ego molto presto sarà talmente visibile alla maggior parte degli esseri umani che veramente ci sarà proprio una grande rottura, una grande separazione tra la nascita di un nuovo paradigma di amore, che è quello che io chiamo, che l'Arcangelo Michele chiama la nuova terra, e quello che invece è un sistema tridimensionale di 3D che sta crollando e che andrà mano a mano. Se Dio vuole, molte persone si riallineeranno, lasceranno andare l'ego. Questo non significa giudicare chi è nell'ego, questo significa che chi è nell'ego inizierà a capire che quella non è la via, che preferiscono la via dell'amore, che preferiscono riallinearsi, che preferiscono la via della verità, della saggezza, dell'integrità, dell'abbondanza comune per tutti. Alla fine la connessione angelica deve essere un'accelerazione nel nostro processo di evoluzione, di ricollegamento con la nostra anima e col nostro sacro cuore. Io spero di essere stata esaustiva anche in questo video, sono sicura che arriveranno nuove informazioni, nuove idee, quindi assolutamente non esitate a
a contattarmi, fatemi pure le domande, ok? Voglio finire e concludere per rispondere alla domanda di questa ragazza, di questa signora. Se arrivano informazioni verbali, cose che nel momento in cui ti arriva ti toglie energia, ti prosciuga, ti fa venire pensieri brutti e negativi, energie negative, quella è un'intromissione psichica. È per questo che il canale deve essere pulito, deve essere protetto, devi imparare a radicarti. Io vi consiglio di fare un corso di connessione, ok? Con una persona di cui vi fidate veramente, perché è un modo per accelerare, per evitare di commettere degli errori. Va bene, invece la divina presenza dell'Arcangelo Michele arriva con un grande calore, con una grande forza, con un grande radicamento. Io ricordo che in un mio seminario di Milano, era un seminario di guarigione, io lavoro sempre con la protezione di Michele anche nei seminari di guarigione, c'era una ragazza, questa ragazza aveva degli impianti. Se non sapete cosa sono gli impianti, andate a guardare i video sul processo di liberazione. E succede che praticamente nel momento stesso in cui lei è entrata in risonanza con queste energie, stava uscendo dal corpo. Cosa succede? L'Arcangelo Michele la prende, le mette una mano sulla testa, lei sente proprio la forza di Michele che la riporta nel suo corpo e la centra. Avevo chiesto a tutti i partecipanti del mio seminario di fare le preghiere in anteprima, quindi avevo chiesto almeno 15 giorni prima del seminario fate le preghiere. La ragazza non aveva fatto le preghiere, ma nel mio seminario è stata riportata al centro, radicata dall'Arcangelo Michele, perché tutto il lavoro energetico che viene fatto durante il seminario è un lavoro di radicamento, di preghiera e di liberazione. Ma tutti coloro, ripeto, che si avvicinano alla connessione angelica, alle esperienze con le energie di guarigione, a esperienze vibrazionalmente parlando, dove tu ti apri ad altre dimensioni, è fondamentale la protezione, la liberazione, la centratura e il radicamento. Spero di essere stata esaustiva. Io vi abbraccio e vi saluto. Un bacione immenso, a presto, ciao ragazzi, ciao ciao.